Amici di Android Blog, bentornati. Oggi recensiremo il Samsung Galaxy Tab 8.0, che è un dispositivo appunto da 8 pollici che fa parte della famiglia Note. Quindi presenta un pennino che appunto è stato è una delle caratteristiche principali della famiglia Note. Vi faccio vedere subito un veloce unboxing, cosa troviamo all'interno della scatola. A parte qualche scartoffio, troviamo il caricabatterie da muro, che non è presente al momento. È un cavo USB, micro USB condiviso assieme al caricabatterie per sia caricare il dispositivo che scambiare i file con il PC. Chiudiamo la scatola e lo mettiamo da parte, prendiamo il Samsung, vi facciamo vedere subito quali sono sia le specifiche tecniche e le specifiche fisiche. Le dimensioni sono 21 cm x 13 cm, spessore veramente molto ridotto, soltanto 8 mm. Frontalmente troviamo oltre il logo Samsung il sensore di prossimità e la fotocamera VGA, i tre tasti di cui due soft e uno fisico, caratteristico di tutti gli ultimi Samsung. Lateralmente a destra troviamo il foro per la riduzione dei rumori, il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, assieme al porta infrarossi che ci permetterà di controllare i televisori. Qui troviamo l'incavo per la penna che verrà inserita in questo modo. Sotto troviamo invece i due speaker stereo che ci garantiscono una qualità audio veramente ottima, il foro per la micro USB, mentre a sinistra troviamo soltanto l'incavo per la micro SIM, perché appunto è espandibile fino a 32 GB, mi pare. Questa qui è la versione WiFi da 16 GB, quindi abbiamo 16 GB all'interno. Posteriormente troviamo soltanto la fotocamera da 5 megapixel che gira video in HD, quindi non full HD senza flash LED, però è presente l'autofocus e nient'altro. Iniziamo subito, partendo dalle specifiche tecniche. Il dispositivo quindi ha come ho detto prima, un display da 8 pollici, con risoluzione di 100 pixel, diciamo, superiore all'HD, quindi 1280x800, di cui ve ne parleremo dopo. È un processore quad core Exynos 4412 o 4412 come volete, quad core con un clock da 1.6, mentre la RAM è da 2 GB. Iniziamo subito dal display, che è veramente molto bello. Questa qui è la schermata di sblocco, come potete vedere. Ci torniamo, scusate. Sono presenti vari tiles. Ciò significa che abbiamo una versione di Android Jelly Bean superiore alla 4.2. Quindi abbiamo la 4.2.2 aggiornato tramite appunto firmware ufficiale Samsung. Iniziamo subito dal display. Apriamo l'applicazione Display Tester. Attendiamo 5 secondi. Ok. Come potete vedere, come dice qui, abbiamo una risoluzione pari a 800x1280 con una densità di pixel per pollice pari a 213 pixel, che non è il massimo su un 8 pollici, ma comunque ci possiamo benissimo accontentare. Beh, qui abbiamo altre informazioni. Iniziamo subito con tutti i colori. Questo qua è il rosso. Il bianco, come vedete, è perfetto, uniforme, senza nessuna sbavatura. Il nero, molto profondo. Ok, andiamo veloci. Qui abbiamo tutti i colori, blending test, non abbiamo nessuna imperfezione sui bordi. Questo qua, un attimo. È la saturazione del nero. Molto importante. Ok, facciamo adesso come sono gli angoli di visione. Aumentiamo l'osità. Adesso nella fotocamera ovviamente non capirete molto, però vi dico che non sono il massimo gli angoli di visione, perdono di luminosità, però i colori rimangono intoccati. Queste qua sono le foto di test. Aumentiamo l'osità come al solito. Come potete vedere, display è veramente molto bello. I colori sono vivi, non però sparati come gli ultimi Samsung. Display veramente
Molto bello. Torniamo sul nostro banco di lavoro. Usciamo e vi facciamo vedere subito come si comporta il browser web. Ah, troviamo all'interno, allora, un attimo, vediamo se riesco a trovarlo. Il browser stock, che non riesco a trovare. Dove sei? No, scusate. Ecco, scrivo così, è impuntato. Succede sempre nelle recensioni, vi assicuro che di solito non succede mai. Ah, era Yurt che si è bloccato. Ho il dispositivo, mentre cerco il browser, eccolo. Il dispositivo è veramente molto fluido, cioè non teme rivali quasi nel campo Android, soltanto forse il Nexus 7 2013, ma è un dispositivo più recente rispetto a questo. Comunque, vi faccio vedere subito il browser. Andiamo, questo qua è il nostro sito web che è già stato caricato. E andiamo dentro un articolo. Faccio vedere come si comporta. Ovviamente tutto andrà in base alla vostra connessione. Al momento la nostra connessione non è una delle migliori. Comunque, il sito, vedete, si carica, si è caricato anche abbastanza velocemente. Ok, qualche problema di impaginazione. Ok, vediamo se ci sono i commenti. Vi faccio vedere come funziona la digitazione del testo nel browser. Avete visto anche come funziona la tastiera? Non ho fatto nessun errore perché la previsione del testo funziona bene, quindi automaticamente lui corregge le parole. Veramente molto fluida. Abbiamo anche presente anche qui la tastiera Android, che è quella che preferisco su tutti i dispositivi. Perfetta. Vi faccio vedere un po' come funziona, quindi adesso vi ho fatto vedere il browser, vi faccio vedere come funziona la penna. Penna che allora è un po' più grande rispetto a quella del Samsung Galaxy Note 2, ovviamente. È presente un tastino che tenendolo premuto, effettuando ad esempio un cerchio, ci farà. Scusate, chiudiamolo. Ok, effettuerà ad esempio uno screen soltanto in quest'area che noi potremo salvare, condividere con gli amici oppure modificare. Mentre se noi invece terremo premuto, senza muoverci, lui effettuerà uno screen che noi, ad esempio, possiamo andare a modificare e poi eventualmente condividerlo con i nostri amici. Faccio adesso S-Note, S-Note che è appunto il client fatto da Samsung, che gestisce la penna. Penna che è capacitiva, quindi supporta anche il display, è un Wacom, quindi supporta, diciamo, vari livelli di pressione. Vi faccio vedere subito come funziona. Qui abbiamo vari moduli, andiamo a prendere una nota. Allora, è possibile appunto scrivere normalmente. Vi faccio vedere adesso con un pennello tutte le impostazioni. Possiamo aumentare la dimensione, i colori. Adesso noi mettiamo una dimensione un po' più piccola. Come vedete, supporta la pressione leggero e poi quando premo di più la penna. Vi faccio vedere adesso come si comporta appunto vabbè, qui abbiamo uno strumento gomma con cui possiamo cancellare, noi cancelliamo tutto. E allora, qui abbiamo, mettendo le forme, esce questo pop-up perché non toccando il display, come vedete, nel senso che noi tocchiamo il display, lui lo. Anche se no, perché? Ok, qui. Senza che noi tocchiamo il display, lui riceve il segnale. E ci permette ad esempio di leggere qualche anteprima. Vi faremo vedere adesso come si comporta invece dal punto di vista multimediale. Andiamo a prendere subito un video. Faccio vedere come scorre bene. Presente, come vedete, l'autofocus. Vedete l'autofocus nell'antevideo. Gira video abbastanza buoni. Dal punto di vista della musica, andiamo a attivare il nostro file di test. Il volume.
L'audio è veramente molto buono, grazie appunto agli altoparlanti stereo che ci permettono di avere un audio corposo e di alto livello. Andiamo subito a vedere, rimanendo sempre nel contesto della parte multimediale, togliamo la fotocamera, scattiamo una foto, scatto, come vedete, molto veloce, qui abbiamo tutte le impostazioni. Qui vi aggiungo qualche scatto effettuato con questo tablet. Ops, vedete? Veramente molto buoni. Il zoom funziona veramente molto bene. Vi faccio vedere subito come si comporta qualche gioco. Abbiamo Asphalt aperto in background. La GPU si comporta veramente molto bene. Il gioco gira veramente molto fluido. Tenendo sempre tutte le applicazioni aperte in background, vi faccio vedere un po' come gira l'interfaccia. Quindi i 2 GB di RAM sono veramente ben sfruttati e il tablet è anche ben ottimizzato. Vi volevo parlare della batteria, batteria che è una 4600 mAh che ci consente un utilizzo medio, l'utilizzo che possiamo fare di questo tablet più business, è un tablet più dedicato al gaming o alla navigazione web, sessioni di lavoro intenso, ad esempio scrivendo oppure modificando qualche file con Office. Qui abbiamo Quick Office, comunque siamo riusciti a farlo intorno alle 5-6 ore, non usandolo anche 2 giorni, non usando il dispositivo anche 2 giorni la batteria riesce a reggere perfettamente. È presente inoltre S Voice, che è appunto un assistente vocale by Per Samsung. favore, inizia a dirmi cosa vuole Ad scrivere. esempio, io faccio: quali sono le previsioni meteo per oggi? Ok. Quali sono le previsioni meteo per oggi? Vediamo. Per la giornata di oggi sono previsti i rovesci. Qui appunto vedete funziona molto bene rispetto appunto ai primi Samsung Galaxy Voice. È stato molto migliorato, adesso ulteriormente con S5 funziona ancora meglio. Comunque attendiamo un aggiornamento di Android 4.4 KitKat che dovrebbe sfruttare ancora di più le potenzialità di questo tablet. Quindi è un dispositivo che si è comportato veramente molto bene durante i nostri test. La penna dà un valore aggiuntivo, anche il prezzo non è molto alto, il display merita. Quindi, nel complesso, è un dispositivo che ci ha convinto. Se avete qualunque domanda potete scriverla nei commenti, noi vi risponderemo come al solito. Per questo video review è tutto, un saluto da Vincenzo per Android Blog.